prima giornata a Barcellona, giornata tranquilla, abbastanza tranquilla, sì. Un po' di dichiarazioni dei piloti. Io ho parlato con Mir, poi Marquez, Zarkov, attacco due parole con Aleix Espargaró e con Gino Borsoi. Tu, Andrea, hai seguito Io in ho seguito la conferenza, gli italiani, abbiamo sentito Pecco, che potete leggere l'articolo di Matteo su GP1. Ho sentito Marco, che oggi ha detto, speso qualche parola in più sul suo rinnovo del contratto con il WR46 e anche sulle motivazioni che l'hanno spinto verso quella decisione piuttosto che invece verso la tentazione della moto ufficiale, che insomma è quello l'obiettivo che un po' a cui tutti aspirano quando entrano in MotoGP. Marco ha offerto un argomento che poi è stato proposto anche a Marc Marquez in conferenza, perché Marco ha detto: io ho deciso perché dal punto di vista umano non volevo perdere la mia squadra WR46, sì. Ragazzi, e in conferenza c'è Manuel Pesino che ha chiesto a Marc proprio questo, ha detto: ma tu preferiresti scegliere per l'aspetto umano oppure per l'aspetto tecnico? E Marc è stato molto politically correct, perché ha detto: io scelgo il progetto, e soprattutto un progetto che abbia un futuro. Quindi oggi, Marco, non so tu come l'hai visto, però per l'ennesima volta mi è sembrato comunque molto elusivo, molto bravo a sviare le domande. Beh sì, la prima domanda che gli hanno fatto infatti era su quali fossero i suoi piani per questo Gran Premio. Mi sembra evidente che dopo quello che è successo al Sachsenring lui abbia cambiato un po' registro nel come voglia affrontare le prossime gare, con probabilmente un piano più a lungo termine di, diciamo, di distensione, di controllo anche quindi no, credo che più che altro anche due personalità molto diverse, perché comunque Marco ha sottolineato più volte l'importanza di Valentino, del supporto di Valentino, di come questo supporto gli abbia dato proprio la chance di entrare nel mondo della MotoGP sin dal suo esordio. Quindi tutti questi fattori hanno sicuramente contribuito verso una scelta di cuore, che però chiaramente significa che per l'anno prossimo lui si troverà comunque a correre con una moto che non è la Moto Factory. Però d'altro canto io gli ho fatto una domanda, gli ho chiesto se per caso avesse anche pensato magari alla situazione di Enea quest'anno, che si è trovato in una situazione molto simile, certo. L'anno scorso un'ottima stagione in Gresini e quest'anno, sfortuna a parte dovuta all'incidente con Marini, invece sta avendo delle difficoltà con la Factory. Quindi lui ha detto: l'anno prossimo io correrò con la moto non ufficiale, ma non è detto, perché può darsi che invece l'atmosfera del team, il clima che si è creato in questi anni, possa contribuire anche alla performance. Poi tra l'altro sempre su questo argomento, perché la firma di Bezzecchi con WR46 ovviamente chiude la strada di Pramac, e quindi ho pensato di intervistare Gino Borsoi riguardo questa moto in Pramac, che è sicuramente in questo momento una delle più ambite, no, del paddock, perché parliamo di una Ducati Factory, quindi 2024, l'anno prossimo, e il predestinato sembra Franco Morbidelli, chiaramente, per esclusione e per un'operazione fantastica poi che è stata svolta da WR46 nella gestione dei piloti, che alla fine ha sfruttato un problema come quello di Morbidelli fuori dalla Yamaha, trasformandolo secondo me in una grandissima occasione e legando tra l'altro WR46 a Ducati in maniera ancora più stretta riguardo il futuro, sì. Quindi secondo me i giochi di potere all'interno di Ducati tra le squadre sono destinati a un po' a cambiare in futuro. Pramac adesso ha un ruolo, sono convinto che resterà lo stesso per un po', però penso anche che WR46 voglia lavorare per cercare di strappare questo ruolo a Pramac e magari diventare il team di riferimento di Ducati in MotoGP come satellite. Poi c'è stata la chiacchiera con Mir nell'ospitality Honda, sì. Tu non c'eri, l'ho fatta in autonomia, è stata interessante perché Johan alla fine, quando anche gli altri giornalisti tra l'altro se ne erano già andati, mi ha detto, io gli ho fatto la domanda, ho detto: Johan, ma per un campione del mondo come te, quando è che arriva il momento in cui si dice basta, ne ho abbastanza? E lui mi ha detto: un anno come quello che sto vivendo, senza podi, senza vittorie, cadendo spesso, è abbastanza. E io ho detto: ok, ma quindi un anno da adesso o un anno... No, un anno e basta. Quindi
lui ovviamente resta al centro di possibili voci che lo vedrebbero in, diciamo, in rampa di lancio per lasciare Honda e approdare in Gresini, però in questo momento sono solo chiacchiere, quindi ancora lui ha un contratto valido con Honda. Ne abbiamo parlato anche ai nostri Bar Sport, perché ovviamente per Honda è un problema pagare un pilota tanti milioni, perché Mir non è un pilota economico da questo punto di vista dell'ingaggio, però non sta performando minimamente, quindi è un problema sia per Honda sia per lo stesso pilota. Credo che volendoci si possa trovare la strada per la separazione. Poi la sella di Mir la rileverebbe Iker Lecuona, già ne abbiamo parlato. Insomma, questi sono un po' gli scenari che sono emersi oggi dal giovedì di Barcellona. E poi c'è anche un ultimo, diciamo, elemento che è stato interessante, che è il problema che si troverà ad affrontare la KTM il prossimo anno con un Pedro Acosta che scalpita per entrare in MotoGP. Adesso sta facendo una stagione praticamente strabiliante, ormai sembra quasi senza rivali. E... Vabbè, non dire così, se no Pernat si incazza. C'è Arbolino che comunque il mondiale lo può vincere, diamolo per finito. Non è così. Insomma, scalpita per entrare in MotoGP, ma la KTM ha già tutte le selle, diciamo, chiuse, non si riesce a trovare un posto, tant'è che si vociferava di un tentativo di creare una rotazione tra i piloti, un po' come nella Formula 1, e su questo i piloti si sono espressi, alcuni sono molto contrari. Brad Binder, che ha già risolto il suo contratto nei prossimi anni e quindi ha cementato il suo futuro in KTM, ha scherzato dicendo che per lui andrebbe anche bene, che giustamente lui non ha nulla da cui perdere da questa cosa. Ma guarda, secondo me la soluzione lì sarà complessa, però per come la vedo io, Paul Espargaró oggi in conferenza ha fatto capire che lui non ha proprio intenzione di smettere, è andato forte a Silverstone, quindi penso che a Red Bull Ring è andato fortissimo, quindi secondo me Paul vuole restare in GasGas. Augusto io credo che sia un po' destinato, tra virgolette, non a retrocedere in Moto2, ma a restare in MotoGP con un ruolo un po' diverso. Le quattro moto saranno per me di Miller, Binder, Paul Espargaró e Pedro Acosta, con Augusto Fernandez in un ruolo un po' misto, perché magari andrà a fare una sorta di tester aggiunto dando la mano a Dani Pedrosa, e poi potrebbe sfruttare le wild card che ha chiesto KTM, l'abbiamo scritto, ovvero la possibilità di fare invece di 3 wild card 6 wild card a stagione, un po' anche tra virgolette una moneta di scambio di cui ha parlato anche Ez Peleta riguardo il discorso delle concessioni alle giapponesi. Quindi comunque ci sono dei giochi politici un po' che riguardano i piloti, i posti. Io credo che gli scenari della MotoGP siano destinati comunque a cambiare, i giochi diciamo di equilibrio, di potere sono in essere nei meandri così dei box. Io credo che ci saranno dei cambiamenti. Tra l'altro, poi non ci dimentichiamo, un'altra novità di oggi, che non è una novità assoluta perché ne avevamo già parlato, Sito Pons vende la sua squadra Moto2 e va ad abbracciare RNF per diventare una sorta di trade union, perché Sito ha una grande esperienza anche in MotoGP, quindi è stato rilevato, tra virgolette, da RNF, nel senso che entra a far parte di questa squadra per crescere dal punto di vista commerciale degli sponsor. Un argomento che oggi nella MotoGP è sempre più delicato. E sì. Purtroppo, ragazzi, Bernat oggi lo stiamo cercando, non siamo riusciti a intercettarlo. L'ho chiamato, non mi ha risposto al telefono. Speriamo che sia ancora tra noi. Ho visto Enea di sfuggita, ma non ho avuto il tempo di chiederglielo. Comunque, andate a leggere su GP1 tutte le interviste che abbiamo fatto oggi. Domani dovrei fare una bella intervista con Romano Alvesiano, quindi spero di pubblicarla presto, così da chiedere a Romano un po' la situazione di aprile, il futuro, come vede questo momento di equilibrio anche tra giapponesi ed europei. Domani, insomma, si va in pista e noi cercheremo di raccontarvi al meglio questo fine settimana. Ok? A posto. Ciao. Ciao ragazzi.